voce dell'80% che cosa ho fatto, che si sono tagliati gli stipendi. Non ce l'ho, vedo domanda un poco, ma penso che saranno le 7, 8 meno un quarto, può essere. Domanda un po'. Gaetano, maggiore! Gaetano! Gaetano, signore sono, che ore sono? Carlo, che ore sono? Scusa. Ah? Mario, sono le 8 e 7 un quarto. Le 7 e un quarto. Grazie al Movimento 5 Stelle, grazie ai suoi portavoce che si sono tagliati gli stipendi dell'80%, consentendo la nascita di un fondo di salvataggio, di garanzia, di solidarietà per le piccole e medie imprese, l'unico gruppo parlamentare che si è tagliato lo stipendio dell'80%. I parlamentari dell'opposizione di Sua Maestà e i signori del governo non hanno fatto altrettanto, come il Movimento 5 Stelle, che si è autoridotto lo stipendio dell'80%. 70, cittadini, svegliamoci, 70, apriamo gli occhi, apriamogli questi occhi, guardiamo in faccia la realtà. Solo il Movimento 5 Stelle, che si è autoridotto lo stipendio, gli ha consentito la nascita del fondo di salvataggio per le piccole e medie imprese, ha consentito la nascita del microcredito aziendale per le piccole e medie imprese. Gli altri cosa vi stanno dando? Cosa vi daranno? Non vi daranno nulla, non ci potete. Buona Stefano! Ciao carissimo. A posto. Ma poi che faccio? Guardate il carrozzino. Alla... Tu sei stato all'avvocato. No, cittadini, entriamo. La cosa della pizza non ci sono andata. Al Vomero andai, diciamo, ma al gazebo del Vomero il sabato pomeriggio sì, ma invece la cosa della pizzeria non c'era. Tu avevi le foto in tempo reale. Ma tu stai parlando della pizzata quando venne a piovere. Come muretti il fotografia, io non c'è, fotografia c'è a te. Tu hai ripicato. Ma io diciamo le condividevo, ma io la dico. No, ma a parte che come ho domandato c'era un caos incredibile che pioggia non si poteva proprio diciamo stare. Cioè almeno proprio a me non era fattibile la cosa. Ma tu stasera con chi fai il giro? Viene qualcuno? Cittadini, diciamo degli attivisti. Andiamo a vedere se aggrega Gaetano dopo. Reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti della società. Il signore che sta parlando con te mi ha detto che non è un segno di vita, che sia più equa, con i sessi curativa più agevolata, che vada incontro ai redditi minimi,
ai cittadini più virtuosi. Inviamo cittadini, facciamo vedere i nostri cittadini, i nostri cittadini, i nostri salvataggio delle piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia e di solidarietà nei confronti dei giovani imprenditori. Non te ne vai, Pietro! Grazie al taglio degli interventi dei nostri portavoce.